Zildjian K Custom Fast Crash da 14 pollici 674 grammi. Zildjian K Custom Fast Crash da 14 pollici. Un piatto in lega viventi di casa Zildjian. Il modello K fa parte di una serie di piatti di casa Zildjian che indicano un tono di suono scuro. Non facciamoci ingannare da come si presenta bello i loghi, le finiture di questi piatti che ci inducono appunto ad acquistare, a spendere svariate centinaia di euro, illudendoci di aver acquistato il piatto per eccellenza. Se suoniamo funky, abbiamo bisogno di piatti brillanti con un bel volume, dobbiamo orientarci sulla serie A Custom. Quindi cerchiamo di fare le scelte giuste. Come dice appunto la dicitura Fast Crash, abbiamo un piatto che si sente e si spegne nell'immediato, un decadimento rapido. Il volume pure risulta essere medio. Non ci aspettiamo chissà che brillantezza, chissà che rapidità, appunto esplosione di suono. E sta nella media, è un piatto, diciamo, da volume medio. Dove poter collocare un crash da 14 pollici? Come ti ho già spiegato in altri video, io me lo vedrei bene in set più piccoli, cassa 16, cassa 18, dove usiamo un 14 come piatto principale, come secondo crash un 16, nelle situazioni musicali più piccole, dove abbiamo bisogno di mantenere i volumi bassi. Ma un piatto del genere, dove il suono decade molto rapidamente, io non ce lo vedrei bene nemmeno come primo crash. Più che altro lo vedrei bene in setup già completi, appunto per dare degli accenti. Chi acquista un piatto del genere è un batterista che sa già di cosa ha bisogno, quindi ha un setup completo. Se siete dei neofiti, se siete dei principianti, se vi state avvicinando da poco a, appunto, ai piatti, al mondo della batteria, lasciate stare un piatto del genere, perché non sapete nemmeno voi dove poterlo appunto collocare. Andrà a finire che dopo pochi mesi lo rimetterete in vendita, magari perdendoci parecchi soldi. Quindi se sei un professionista e suoni veramente svariati generi musicali, saprai sicuramente dove poter collocare un piatto del genere e soprattutto saperlo usare nel modo giusto. Bene, se ti è piaciuto questo video metti un like e iscriviti al canale Scegliere la Batteria su YouTube, così da poter essere aggiornato sui nuovi arrivi e quindi sui nuovi test audio. Ci vediamo anche sul gruppo Facebook Batteristi Garantiti e al prossimo test. Ciao!